Mauro Menzietti, siamo a Roma, lei è l'ambasciatore dell'associazione Non Ascoltami, adesso è il presidente onorario, oggi qui a Roma, come abbiamo detto, per la terza giornata dell'Udito, una bella giornata condita anche dal premio Lino Banfi. È una grandissima operazione di sensibilizzazione e di comunicazione, quella che stiamo organizzando qui a Roma per lasciare un messaggio molto importante a tutti i cittadini per la patologia dell'ipoacusia, cioè per i problemi di udito la chiave fondamentale è la prevenzione. Parola d'ordine: comunicazione, sensibilizzazione, dobbiamo fare in modo che la consapevolezza del problema sia sempre più ampia, e questo è quello che abbiamo fatto oggi qui a Roma. Abbiamo adunato tutta la comunità scientifica italiana e anche le istituzioni, il Ministero della Salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche dei testimonial come Luciano Onder, Lino Banfi, a cui abbiamo consegnato il premio ambasciatore della prevenzione, appunto per far sì che questo messaggio sia divulgato nella maniera più ampia possibile. Prevenzione che si fa naturalmente incontrando più gente possibile. In ottobre Non Ascoltami organizza una campagna che gira per tutte le piazze d'Italia, portando gli ospedali proprio in piazza e quindi portando i medici a contatto con la gente affinché possano dargli un consiglio e in qualche modo confortarli, indirizzarli sulla soluzione da intraprendere. Ecco, è importante anche sensibilizzare i giovani. Pensate che si stima in oltre 1 miliardo di giovani quelli esposti a danni permanenti per uso improprio di smartphone, cuffiette e così via. Quindi attenzione al rumore, attenzione a mantenere questo senso protetto, fare dei controlli periodici e rivolgersi al medico quando si hanno dei problemi. L'associazione cresce, si allarga sempre di più. Come Onlus possiamo sicuramente accedere ad altre iniziative che ci permettono di essere, dal punto di vista istituzionale, accreditati anche su altri tavoli. La cosa più interessante è sicuramente il fatto che l'Italia è stata inclusa nei progetti mondiali di prevenzione, nei programmi mondiali di prevenzione per i disturbi dell'udito, proprio grazie a Non Ascoltami, all'Organizzazione Mondiale della Sanità.